Non possono farli morire così. Ora mettiamo che ne muoia uno, morirà nell'evidenza della flagranza di reato di buona fede, perché è chiaro che con l'affollamento delle carceri i carcerati nelle celle non sono a 1 metro di distanza, che è indicato in tutti i decreti di Conte e di Speranza. Quindi non facciano gli spiritosi, stanno procurando morte. Siccome è evidente che sta in carcere, sono circa 60.000. Sta a distanza di meno di 1 metro, loro rispettino le leggi che fanno. Caro Bonafede, ti ripeto che tu sei in questo momento in evidente flagranza di reato. Questo è quello che gli ho scritto, perché è evidente che tu non rispetti quello che chiede ai cittadini con multe di rispettare, cioè la distanza di 1 metro, è il dato stabile in tutti i decreti. Allora provvedano e subito. Perché non devono uccidere la gente che è in carcere, soprattutto se la gente ha già perso una delle cose più preziose, come dicevo ieri in Parlamento, che è la libertà, perché il dato di fatto è abbastanza chiaro. Noi abbiamo la salute, certo che un uomo sano è l'uomo in condizione di fare qualunque cosa, un uomo libero, se non è sano, ha dei limiti, quindi è chiaro che i due valori sono in conflitto. Abbiamo deciso di far prevalere quello della salute e va bene, ma per tutti. Non per alcuni. Allora, chi è in galera, e si parla di questo caso del signor, dell'amico Ruggirello, che io ricordo di aver conosciuto anni fa, e sono sicuro che non è colpevole di nulla, ma ove fosse colpevole occorrerebbe un'indagine con delle prove che non ci sono ed è in carcerazione preventiva. E così anche un'altra persona che si chiama Romeo, di cui mi ha scritto la figlia ieri, che è nelle stesse condizioni, cioè sono in carcere da mesi. Con custodia cautelare, cioè senza che sia iniziato il processo di primo grado, cioè sono degli innocenti o dei non colpevoli riconosciuti in questo momento contro la Costituzione in galera per la follia di questa carcerazione preventiva che dovrebbe essere al massimo di 15 giorni o di più tempo in evidente flagranza di reato, quella che tocca oggi in buona fede, e sono lì da mesi. Allora è evidente che questi hanno perso la libertà e rischiano di perdere la vita. Due valori assoluti. Perché? Perché Bonafede non è capace di dire quelli che sono in galera, salvo che per flagranza di reato, per reati di, come dire, suggestione, di congettura, di ipotesi da parte dei PM, cioè di custodia cautelare, sulla base di, pensi, 200 scarcerati da Gratteri. Gratteri l'hanno difeso contro di me. Oggi risponda di perché ha arrestato 340 persone e 200 è stato costretto a liberarle. Perché ha fatto male i conti, perché ha agito sulla pelle degli altri e gli ha tolto la libertà e oggi rischia di togliergli la vita.